Salve a tutti amici di YouTube ed eccoci qui di nuovo su Infinity Games con Heavy Rain. Adesso vestiamo i panni dell'agente Sì, Jim, un dell'FBI. cadavere è stato rinvenuto in questa zona proprio questa mattina. La polizia sta esaminando la scena e interrogando eventuali testimoni oculari, ma non è ancora trapelata nessuna informazione sull'identità della vittima. Chiaramente tutti si chiedono se il corpo sia quello di Jeremy. Questa zona è vietata, signore. Si allontani. Agente Norman Jaden, FBI. Ha un distintivo o qualcosa del genere? Sì. Sì, certo. Bene, può passare. Grazie. Sto cercando il tenente Blake. È qui per caso? L'ho visto arrivare prima. Sarà qui in giro. Grazie. Ok ragazzi, iniziamo. Aspettate, però qui fuori c'è qualcuno. Non credo che sappiano qualcosa, però siccome non possiamo sbagliare noi, qua passiamo. Tutti a vedere qua. Vabbè, va bene. Ah ragazzi, vi ricordo che sulla piattaforma Oplay andate a vedere sempre ogni settimana dei titoli che sono assolutamente gratuiti, che io ho scaricato Inside stamattina. Quindi andate perché molti giochi sono davvero carini, meritano di essere scaricati. Registrazione videonota. Agente 47023 Norman Jaden. Martedì 4 ottobre 2011. Sono le 8 e 14. Mamma mia, che è questa cosa? Ah, si leva gli occhiali. No, 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 mettiamoli. Scusami, come si fa? No. Simpatica sta cosa. Quindi in pratica noi proviamo così e ci fa vedere cosa c'è. Irrilevante ai fini delle indagini. Se lo dici tu, ti proviamo. Ragazzi, mi faccio un giro dell'area perché Commento Ari, campione irrilevante. Proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Commento Ari. Tracce di sangue rilevate sulla recinzione dietro alla ferrovia. Le analisi del sangue indicano un avanzato e persistente stato di spossatezza. Bravo, complimenti. Il vestito era nuovo? Ah, ecco, scusa, hai ragione, no, è proprio. Mamma mia, si è fatta una schifezza, dopo la lavatrice secondo me è più che bello. Ancora.
È possibile che siano dell'assassino. Ottimo. Andiamo allora. Commento Ari. Tracce di pneumatici sul ciglio della strada dietro alla ferrovia. Forse dell'auto del killer. Sto facendo una schifezza praticamente. Ragazzi, voglio controllare tutto perché se ci scappa qualche cosa è la fine. Devo tornare solo io. Ah, bravo. Proseguiamo. Se sappiamo che l'assassino è salito per lì, non credo che qui troveremo qualcosa di significativo. Infatti ragazzi, io metodo tutto mio, mi faccio prima un giro intorno alla scena, diciamo, principale, proprio per stare sicuri che non c'è nulla che abbiamo trascurato. Dopodiché mi dedico solo ed esclusivamente alla scena del crimine. Un gatto morto. Povera bestia. L'FBI non tiene dossier sui gatti morti. Non ancora. Commento Ari, campione irrilevante, proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Ehi! Tu laggiù! Che stai facendo? Tenente Blake? Agente Norman Jayden, FBI. Sono stato nel suo ufficio stamattina, mi hanno detto che era qui. Stava cercando pioggia, cadaveri e autostrade, è venuto nel posto giusto. Mike, dia quell'idiota sul bulldozer di fermarsi 5 minuti. Non sento neanche quello che penso. Subito, tenente. Beh, viene anche lei, Jayden. Allora, che è successo? Un tipo che portava a spasso il cane ha trovato il corpo stamattina intorno alle 6. Non ne sappiamo molto di più. A prima vista sembrerebbe opera dell'assassino dell'origami. Il corpo è stato identificato? No, non ancora. Più tardi ne sapremo di più. Novità dal coroner? Stanno arrivando, tenente. Cazzo, è più di un'ora che stiamo aspettando. C'è molta gente sulla scena del crimine. Non teme che possano compromettere degli indizi? Gli indizi non si trovano seduti a una scrivania. E non calpestiamo gli oggetti a terra, anche se non siamo della FBI. No, certo che no, io non intendevo questo. Jayden! Grazie. Sì, arrivo! La causa del decesso? Il corpo non presenta ferite.
Forse è stato affogato, come gli altri. Tony, non voglio vedere un merdoso giornalista nel raggio di un miglio, intesi? Sì, tenente. Ci sono testimoni? Non ancora. Visto il quartiere, sarei molto sorpreso se ce ne fosse qualcuno. È stata stabilita l'ora del decesso? Dando al rigor mortis, è avvenuto meno di 6 ore fa. Il coroner potrà dirci qualcosa di più. Senta, ho un po' da fare qui. Perché non ne parliamo più tardi con calma in ufficio? Nessun problema, ho capito. Posso dare un'occhiata in giro? Si accomodi. Ehi, Jaden, passi da me se trova qualcosa, ok? Siamo nella stessa squadra. Allora, noi di qua già abbiamo visto. Fa freddo, eh? Quando hanno trovato il corpo? Mi scusi, ma lei chi sarebbe? Norman Jaden, FBI. Se vuole sapere qualcosa dovrebbe parlare con il tenente Blake. È per caso caffè quello che sta bevendo? Ce n'è un po' nel termos là dietro. Ti serva pure. Tempo da lupi, eh? Ma piove sempre così. In autunno piove sempre. È così anche dove sta lei? No, sì. Sì, certo. Un po' di caffè, va che ci riscaldiamo. Beh. Le consigliamo tipo quei robot. Abbiamo visto già buona parte dell'area, quindi poco possiamo fare, diciamo qui, ragazzi. Questa scena del crimine io non è che l'ho vista poi così bene, cioè il cadavere non l'ho visto proprio. A questo punto voglio vedere se riusciamo a vedere meglio qui dentro. Devo vederlo il cadavere. Commento Ari. La vittima giace a terra supina. Nessun segno evidente di violenza. Ferita superficiale alla coscia destra. Il sangue è identico a quello sulla recinzione. Ah, ok. Perfetto, quindi piano piano, perché sennò ci perdiamo tutti i pezzi. Un piccolo rigami nella mano destra. Ecco. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso. La vittima è Jeremy Bowles, dichiarato scomparso 5 giorni fa. Consultare dossier. E c'è un'orchidea sul petto della vittima. E lui. È proprio il serial killer, ragazzi. Il volto è ricoperto di fango, come le vittime precedenti. Penso che abbiamo fatto tutto, ragazzi. Credo di aver visto tutto quello che c'era da vedere. Infatti, l'ho detto pure io. Io me ne vado. Ci vediamo in ufficio, ok? Ok. A dopo. Vabbè, è assurdo se c'è qualcosa qua. C'è il giornale.
qui niente. Ho visto abbastanza. Meglio tornare alla centrale prima che mi prenda una polmonite. La scia conduce a questo pendio. L'assassino deve essere arrivato fin qui con il cadavere. C'è una ferrovia vicino al punto in cui è stato abbandonato il corpo. Proprio come per tutte le altre vittime. Interessante. Le uniche tracce lasciate dal killer sono quelle che ha voluto lasciare. Sapeva perfettamente quello che faceva, nei minimi dettagli. La scia conduce a questo pendio. L'assassino deve essere arrivato fin qui con il cadavere. Strano tipo quel Blake. Non sembrava contento di vedermi. La scia conduce a questo pendio. L'assassino deve essere arrivato fin qui con il cadavere. Non ce l'abbiamo detto. C'è troppa gente qui. Compromettono la scena del crimine. Ormai è fatto, il gioco è fatto. Voglio vedere un po' qui se possiamo andare. Non si fa niente. Possiamo tornare. Cioè, si è fatto una schifezza. Bagnato facile. Ah sì? Cioè? Che bonus ho sbloccato? Pipistrello, insetto farfalla. Pipistrello, secondo me. Un pipistrello. Un lupo, un topo. Una volpe. Io penso un lupo, ragazzi. Non pensi, Ethan. Mi dica la prima cosa che le viene in mente. Ho capito. Un lupo. La testa di un lupo. Un granchio. Un granchio. Morte o ombra? La morte. La morte. Quest'altro sta bene proprio. Ho i risultati della sua scansione cerebrale. Tutto sembra nella norma. Nessun danno fisico in seguito all'incidente. Tuttavia, sono preoccupato per la sua condizione psicologica. Lo so, non è facile, ma deve voltare pagina, Ethan. Non è responsabile per ciò che è accaduto. Ho capito. È colpa mia se Jason è morto. Ora sarebbe vivo se fossi stato più attento. È stato un incidente. E gli incidenti capitano ogni giorno. Non può accusarsi in eterno per la morte di Jason. Come sta, Sean? Lo so che è davvero molto infelice. Non riesce a capire perché. Sembro incapace di volergli bene. E che mi dice di lei, Ethan? Come si sente lei? Dai. Io non ho più voglia di vivere. Non ho ragioni per farlo. Nemmeno per suo figlio Sean? Non ho salvato Jason. A Sean non serve un padre come me. C'è qualcos'altro che voleva dirmi, Ethan? A volte ho una specie di blackout, momenti in cui non so quello che faccio. Riprendo conoscenza dopo qualche tempo,
ma mi ritrovo altrove. E non so neanche come ci sono arrivato. Crede che abbia a che fare con l'incidente? Ha avuto un grave trauma cranico ed è stato in coma per 6 mesi. È impossibile stabilire gli effetti di un tale shock sul cervello. La seduta è terminata. Continueremo la prossima settimana. È stato fortunato. È molto raro sopravvivere a un incidente del genere. Non mi sento proprio fortunato. Però ha ragione, cazzo. Com'è andata oggi a scuola? Mi hanno messo in castigo perché non ho fatto i compiti. Mi dispiace davvero, Sean. Meriti uno schiaffo. La prossima volta andrà meglio, va bene? Qualcosa non va, Sean? No, tutto bene. Perché non vai a giocare con gli altri bambini? Ma adesso non mi va. Questo bambino, mamma mia. Vuoi fare merenda? Aspetta, posso lo zaino. Un boomerang. Sai come si usa? No. Non proprio. Non riesco a farlo tornare indietro. Posso provare io? Noi utilizziamo noi il joypad. Ci viene in fronte sempre. Facciamo di nuovo? Ma sì, dai. Wow, ce l'hai fatta, papà. Vuoi provare anche tu? Mi sa che non sono capace. Dai, proviamo insieme. La cosa importante è trovare la giusta posizione di partenza. Adesso devi lanciare dritto e un pochino verso destra. Lancia! Ce l'ho fatta, papà! Bravissimo, Sean! Visto? Non era difficile. Basta che non ciacchi gli altri bambini. Fare qua, ragazzi. Che ne dici della giostrina? Scommetto che riesco a spingerti così forte da farti volare. Sì! Mi sa che ti faccio volare sul serio, eh? Madonna, che palle! Dai, papà, più veloce che puoi! Più veloce che posso! Guarda che si rompe il joypad! Più veloce! Caro. Dai, dai, più veloce! (Ride)
Oh, mi gira un po' la testa. Un ottimo allenamento per un futuro astronauta. Questo che ha? Vorrei un pacchetto di caramelle alla fragola, per favore. Grazie. Ehi, ti ho preso delle caramelle. Odio la fragola. Ma che? Cazzo, ingarri una cosa tu. Grazie, sei stato gentile lo stesso. Mamma mia, pure tu. Inizia a piovere. Sarà meglio andare. Ok. Sai, a volte penso a com'era prima, quando c'era ancora Jason, dico. Certe volte vorrei tanto che tutto tornasse com'era prima, papà. Anch'io, Sean. Anch'io. Cioè, dove dobbiamo andare? Non ho capito, dobbiamo tornare a casa o... Ehi, papà, posso fare un giro sulla giostra? Vai. Posso? Certo, scegli un cavallo e saltaci su. Prendo il biglietto. Uno, grazie. Un dollaro. Il cervello di questo sta proprio male. Non lo vedo per niente bene, ragazzi. No, vabbè, non stai bene, eh. John! 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 Ma... Di nuovo.
Beh, ragazzi, però i passaggi sono molto brevi. Cioè, da una scena all'altra sono molto brevi, molto brevi. Quindi non so. Allora, di certo, nonostante sia comunque un gioco, tra virgolette, d'avventura, dove bisogna stare attenti alle risposte, alle azioni, a tante altre cose, è anche molto veloce. E non è neanche molto semplice, insomma, perché poi bisogna anche saper scegliere in fretta, ecco, in questo caso, per esempio. Insomma, ci sono tante cose da dover fare anche in pochissimo tempo. Però una cosa la devo dire, la traduzione in italiano dell'audio, il doppiaggio quindi, ragazzi, è fatto veramente veramente bene. Ma non c'è nulla da dire su questo. Vabbè, non possiamo stare contro la giornata, dai. Pensa che ci vorrà molto? No, dovrebbe finire a breve. Vabbè. Dio, che noia. Odio non aver nulla da fare. Devo incontrare il capitano Perry. Gli ordini sono ordini. Bah, li odio questi protocolli del cazzo. Io ho finito, Charlene. Guarderò i rapporti più tardi. Annulli tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Bene. Capitano, c'è qui l'agente Norman Jaden dell'FBI. Jaden, ma certo, la stavamo aspettando. Sono un po' di fretta, le va di accompagnarmi così possiamo parlare un po'. Sì, volentieri. Volevo presentarmi prima di cominciare il mio lavoro, ma forse non è il No, momento. no, adesso va bene. Devo solo andare alla conferenza stampa, ormai ce n'è una al giorno. Mi creda, non è Perché ti sempre fai lo facile trovare slalom? qualcosa da raccontare. Oggi per fortuna abbiamo novità. Ha già incontrato il tenente Blake? Sì, stamattina. Ha i suoi metodi, ma è un bravo poliziotto. Vedrà che andrete d'accordo. Lo sa fare il nodo alla cravatta? Credo di sì. Più o meno. Sarò franco con lei, avrei fatto a meno dell'FBI, ma i media ci stanno addosso. Questo assassino dell'origami sta diventando rapidamente un caso di importanza nazionale. Ragazzi, Ci sono centinaia di assassini nel paese, ma cosa vuole che le dica? Questo ma li tizio sto è premendo, diverso, sti lascia fiori maledetti. e origami sulle vittime. RB. Niente male, eh? La stampa scrive e il caso diventa il centro di tutto. Sono qui per arrestare un serial killer. Con Cioè, tutto il che rispetto, signore, casino. il resto non è affar mio. No, certo che no. Le chiedo solo di ottenere progressi e alla svelta. I media vogliono un colpevole e noi dovremo servirglielo su un bel piatto d'argento. Dai, devo sistemare pure la cravatta, ora vedi che devo rompere le palle, Non male. scusate. Oh, parli con Charlene, le mostrerà il suo ufficio. Faccia un salto alla conferenza stampa, potrebbe interessarle. Le darà un'idea del clima politico che si respira in questi giorni. Grazie, signore. Benvenuto nel club, Jaden. Ok, ma dobbiamo praticamente parlare con questo Blake, come cacchio si chiama. Ma qua che cosa possiamo vedere? Il capitano Perry sta tenendo la conferenza stampa. Potrebbe essere interessante. Ok, quindi ci possiamo L'ideale andare. sarebbe un buon caffè. Dove sta sto caffè? Ho visto Blake quando sono arrivato. Forse dovrei parlargli.
Strano tipo il capitano Perry. Sembra più interessato alla conferenza stampa che alle indagini. Sto morendo di sete. Dov'è il dispenser quando te ne serve uno? Ti preoccupiamo, lo troviamo. Dovrei parlare con l'assistente di Perry e farmi accompagnare nel mio ufficio. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Possiamo cominciare. Che ne dice se iniziamo a parlare del caso? Ho del lavoro da finire. Possiamo parlarne più tardi, ok? Ok. Nessun problema. Mi faccia sapere quando può. Darò un'occhiata in giro, per sgranchirmi le gambe. Quel tizio non mi piace per niente. Farò meglio a guardarmi bene le spalle. Qui è chiuso perché l'ufficio, vabbè. Aspetta, cosa voleva? Bello orologio. Oh, è il regalo che ricevono i nostri nuovi tenenti. Sono 20 anni che compriamo lo stesso modello da regalare a ogni promozione. Ottimizza il tempo di tutti ed è il genere di cosa che non va mai fuori moda. Può contribuire anche alla raccolta fondi, manca ancora qualche dollaro. Faccia i complimenti a Larry da parte mia. Glielo riferirò, signore. Il capitano Perry ha detto che mi avrebbe mostrato il mio ufficio. Sì, certo. Mi segue. Grazie, signora. Questo è il mio ufficio. Questo? Questo è il mio ufficio. Mi hanno detto di portarla qui. Se le serve qualcosa, sa dove sono. Mamma mia. Ok, al lavoro. Certo, per essere un agente dell'FBI, mamma mia. Ti vedi in gran forma, eh. Punto primo. Cambiare ufficio. Sono d'accordo. Che è qua? Cioè non ho capito, questo è mettersi al lavoro, scusami, eh. Ragazzi, non sto capendo, vabbè, annulla tutto perché... Allora, inizio. Delineamento geografico. Forse l'auto del killer è una Chevrolet Malibu dell'83. Quindi l'allineamento geografico non ce l'abbiamo. No. Vabbè, passiamo al prossimo allora.
c'è un solo negozio di origami in città. Niente impronte o indizi particolari. Non aiuta granché. Questa orchidea è di una specie comune. Si può trovare da qualsiasi fioraio. Una specie comune. Non è di grande aiuto. Quindi non hai un cazzo per le mani, praticamente. Otto vittime negli ultimi 3 anni. Tutti ragazzini, tra i 9 e i 13 anni di età. Nessun segno di violenza. Le vittime scompaiono da luoghi pubblici in pieno giorno. Nessuno si accorge di nulla. Vengono ritrovati da 3 a 5 giorni dopo. Affogati. Nell'acqua piovana. Mamma mia. L'assassino sembra conoscere bene la zona. Ha preso confidenza in fretta e si è allontanato dalla base. Questo non facilita il delineamento geografico. C'è sempre una ferrovia vicino al punto in cui viene trovato il corpo. E tutte le vittime sono scomparse in autunno. Il rituale è lo stesso. Un origami nella mano, un'orchidea sul petto. La morte delle vittime risale a meno di 6 ore dal ritrovamento. Quindi sono rimaste vive diversi giorni prima di venire affogate. Più di 3.500 persone ascoltate. Più di 100 sospettati interrogati. E nemmeno l'ombra di una traccia. L'assassino è bianco, tra i 30 e i 45 anni. È intelligente, calmo e determinato. Un tipo organizzato. Ha un'auto, forse ha un impiego, ma che gli lascia del tempo libero. Che cazzo di casino. Ah, l'ambiente l'abbiamo visto prima. Io apro, non mi fai vedere nulla però poi alla fine, perché mi giri solo intorno, ma... Aspetta, mappa. Vabbè, ci fa vedere solo la mappa com'è, ragazzi, quindi... E ci credo, questo aggeggio ti va in pappa il cervello. Ci risiamo. È meglio che vada a sciacquarmi la faccia. Devo prenderne un po', se non lo faccio cadrò a terra svenuto. Va tutto bene. Posso farcela. So che posso farcela.
Forse dovevo prendere la medicina, ragazzi. Va tutto bene, signore. Nessuno. Nessuno deve vedere. Tu non stai bene. Ma non vedo che sta scritto, ma non vedo niente. Ma scusami. Stiamo messi proprio male. Presento il tenente Blake, signor Mars. Gli racconti cos'è accaduto? Era questo pomeriggio. Sono andato al parco con mio figlio Sean. Abbiamo giocato insieme per un po'. Poi ha voluto salire sulla giostra, così l'ho messo su un cavallo. E quando mi sono voltato, Sean non c'era più. A che ora è arrivato al parco, esattamente? Cerchi di ricordarlo, signor Mars. Anche il minimo dettaglio è importante. Saranno state le... Non ricordo manco io. 5:15, credo, non ne sono sicuro. Com'era vestito quando è scomparso? Indossava un cappotto. No, dai, non me lo ricordo. Un cappotto marrone. E dei pantaloni. Pantaloni beige. Suo figlio è scomparso e lei non si è accorto di nulla. Non era proprio lì vicino alla giostra. Sono andato a sedermi su una panchina lì vicino. Non mi sono accorto che la giostra era ferma. Deve essere sparito in quel momento. Ha detto di averlo portato al parco dopo la scuola. Ma ha denunciato la scomparsa solo alle 8:15. Perché ci ha messo così tanto a contattare la polizia? Ho setacciato tutto il quartiere, non poteva essere andato lontano. Bene, per il momento non ho altre domande. Può andare, signor Mars. Continueremo le ricerche stanotte. La contatteremo in caso di necessità. E crede che l'assassino dell'origami... Senta, forse suo figlio si è solo allontanato e tra un paio d'ore tornerà. E se fosse l'assassino dell'origami? Allora avremmo 4 giorni per trovarlo vivo. Ecco qua. Ah, moglie. Hanno trovato qualcosa? No, ancora niente, ma continueranno nella notte. Pensano che sia l'assassino dell'origami. È ancora troppo presto per dirlo. Ma è possibile. Che cosa è successo, Ethan? Come hai fatto a perdere Sean? Non avresti dovuto staccargli gli occhi di dosso. Per l'amor di Dio, è così difficile tenere d'occhio un bambino al parco. Perché lo hai lasciato solo, Ethan? Perché? Forse non ti è bastato perdere Jason. Scusa. Mi manca così tanto. Thank you.
Cioè, ragazzi, quel cazzo del guaio che dovete ricordarvi, l'orario che state, insomma, in questa fase, in questo determinato contesto. Dovete ricordarvi addirittura il bambino, com'era vestito, di che colore erano i vestiti. Madonna, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Sera. Buonasera a lei. Allora, ragazzi, io termino qui il video perché non voglio andare troppo oltre, anche per non renderlo troppo lungo. E quindi niente, ci vediamo qui, sempre sullo stesso canale, sempre su Infinity Games con Heavy Rain. E se il video vi è piaciuto, è stato interessante, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!